puviri surfara sbinturati. Canotte iornu sutta terra siti. Siamo in provincia di Agrigento, nei pressi di Comitini. Questo che vedete è zolfo. Non è un minerale qualsiasi. È un minerale che in Sicilia ha caratterizzato la storia economica e sociale degli ultimi due secoli. E pallita la faccia vi faciti. E questo canto narra il dramma degli zolfatai, dimostrando il forte legame che unisce la Sicilia e lo zolfo. Lo zolfo dunque, in latino sulfur. In natura lo si può trovare in giacimenti superficiali del sisolfatare, di origine vulcanica, ma anche in giacimenti profondi, in genere dai 50 a 450 metri, detti zolfare. Le miniere in siciliano, pirrere, erano quei luoghi in cui venivano svolte tutte le operazioni necessarie per estrarlo dal sottosuolo. Il suo sfruttamento risale ad epoche molto antiche. Si pensa che già lo utilizzassero i sicani e viene anche citato nella Bibbia e nell'Odissea. Lo estrassero anche i greci e poi i romani, divenendo uno dei principali prodotti siciliani d'esportazione. Poi fu il turno degli arabi e di tutti gli altri popoli che successivamente dominarono la Sicilia. L'estrazione dello zolfo interessa sin dall'antichità perché veniva utilizzato soprattutto per la disinfestazione delle abitazioni, per la produzione di farmaci e in agricoltura come fungicida. Importante anche il suo uso come combustibile, ma veniva anche utilizzato per aumentare la temperatura nelle fornaci, nella fusione dei metalli. Sarà però soltanto nel XVIII secolo che lo zolfo verrà sfruttato industrialmente, quando si scoprì che da esso si potevano ricavare l'acido solforico e la soda artificiale. Lo zolfo siciliano divenne richiestissimo, a tal punto che veniva inviato con i velieri dell'epoca, sino al mercato di Marsiglia, al prezzo di un ducato a Cantaro. Allora le miniere più attive erano a Palma di Montechiaro, Petrelia Sottana, Racalmuto, Riesi, San Cataldo, Caltanissetta, Favara, Agrigento e Comitini. Poi, a metà dell'Ottocento, la Sicilia ebbe il monopolio mondiale. Infatti, se si guarda una cartina geologica della Sicilia di fine Ottocento, si vede che vengono segnalate moltissime miniere di zolfo. La presenza di miniere, però, si invittisce soprattutto nelle province di Caltanissetta, Enna ed Agrigento, dove le zolfare rappresentavano l'unica speranza per uscire dalla situazione di assoluta miseria in cui viveva gran parte della popolazione. I picconieri scavavano, scavavano. E i carusi trasportavano i loro pesanti sacchi, carichi di materiale grezzo, sino alla superficie.
materiale che poi veniva trasportato ai forni, inizialmente con delle carriole di legno, successivamente con dei carrelli trascinati su binari. Il materiale veniva poi rovesciato con un certo criterio dentro i forni, calcarelle prima, calcheroni poi. Al di là delle differenze tra i due tipi di forni, il meccanismo era sempre lo stesso. Si riempiva il forno, veniva chiuso, si dava fuoco alla parte superiore del materiale, che bruciando sprigionava un calore tale da fondere lo zolfo sottostante. Questo, attraverso il piano inclinato della base del forno, scivolava giù verso quella parte chiamata morte, dove attraverso un foro veniva fatto colare nelle gavide di legno che davano forma ai pani. Ecco, qui in basso si metteva una gavida. Un po' più su, in corrispondenza della parte bassa del piano inclinato che avete appena visto, si faceva un foro da cui fuoriusciva lo zolfo. In questa tavoletta alla mia destra si segnavano il numero di gravide riempite. Lo zolfo, quando si raffreddava, solidificava, assumeva una forma a tronco di piramide, che per farvela vedere l'ho appoggiata al muro. Dopo circa un'ora, i pani raffreddati e solidificati venivano trasportati nei magazzini. Anni dopo, i calcheroni furono sostituiti ai forniggini, composti da due o più celle in muratura. Sostanzialmente la procedura era sempre la stessa, ma vi era un minore spreco di zolfo, più resa e una riduzione dell'inquinamento. Anche se tutto il XIX secolo ci furono inevitabili momenti di crisi, le miniere di zolfo dettero moltissima occupazione e i guadagni furono notevoli. Purtroppo questa ricchezza non fu distribuita in maniera equa e l'attività estrattiva fu causa di sofferenze, tragedie e lutti. Possiamo immaginarci cosa avvenne con lo sviluppo dell'industria solfifera tra la fine del Settecento e gli inizi del Novecento. La corsa di masse di uomini, soprattutto di contadini sfruttati, che dai popolosi paesi dell'interno dell'isola, dai miseri centri del feudo, si avviavano verso una nuova possibilità di lavoro, verso una nuova speranza. Tutti, dai uomini più giovani agli anziani, ai deboli, ai bambini, nella miniera, dentro la miniera. C'era mio padre che era su Fararo, i miei zii che erano capomasse, mio nonno lavorava a miniera. Ora qua, una decina d'anni fa, mi fece avere il suo documento con un 1800 Guarino Benedetto che mi catanano. E allora non siamo dell'eredità, dei raneri e cosa, perché aveva una vita, i miei zii erano tutti capomasse. Ma all'interno della miniera, nelle viscere della terra, si riprodusse immediatamente quella gerarchia di sfruttamento sociale presente nella vita contadina, in superficie, nel feudo. La vita del minatore divenne la rappresentazione di un'ingiusta, insostenibile situazione sociale. Ancora per tutto il primo decennio del Novecento, la Sicilia riuscì a rimanere competitiva nei mercati interni ed internazionali, grazie soprattutto ad un accordo tra Ignazio Florio e gli inglesi. Nacque la The English Sicilian Sulphur Company, che riuscì a contenere l'avanzata della concorrenza americana. Con l'arrivo dei capitali inglesi, molte miniere di zolfo della provincia di Agrigento ripresero a produrre intensamente. Nei primi anni del XX secolo erano circa 40.000 i lavoratori delle miniere siciliane. Questi estraevano quasi l'80% della produzione mondiale.
figure che lavoravano nell'attività estrattiva dello zolfo erano tante e Pirandello, nella novella Il fumo, descrive la varia umanità presente nelle zolfare. Chi erano infatti per la maggior parte i produttori di zolfo? Poveri diavoli, senza il becco ed un quattrino, costretti a procacciarsi i mezzi per coltivare la zolfara, presa in affitto dai meccanti di zolfo, che li assoggettavano anche ad usure e soperchierie. Tirati i conti, che cosa restava dunque ai produttori? E come avrebbero potuto dare essi un men tristo salario a quei disgraziati che faticavano laggiù, esposti continuamente alla morte? Guerra dunque, odio, fame, miseria per tutti, per i produttori, per i picconieri, per quei poveri ragazzi oppressi, schiacciati da un carico superiore alle loro forze, su e giù per le gallerie e le scale della buca. Puviri surfara rasbindurati, canotte giorno sutta terra siti, sempre a mezzo li pericoli ci stati, e pallita la facci vi faciti. Invisibili, lontani, nei loro palazzi di Palermo, di Girgenti e di Catania, vi erano i proprietari del suolo, che per legge erano anche i proprietari del sottosuolo, in cui era imprigionato lo zolfo. Loro, i proprietari, davano in concessione ai gabellotti le miniere e da quest'ultimi ne ricavavano, senza alcun rischio e preoccupazione, l'estaglio, cioè una quota che poteva variare tra il 25 e il 50% dello zolfo estratto. Ai calcheroli, speciali forni dove si fondeva lo zolfo, vi lavoravano gli inghitura, cioè i riempitori del forno, gli arditura, che con tizzoni ardenti davano fuoco al materiale, gli scarcaratura, che svuotavano le calcarelle dopo la fuoriuscita dello zolfo fuso. Nelle grandi miniere era importante la figura del direttore, che rappresentava la mente di tutta l'organizzazione mineraria. Questi era aiutato dai capimastri, in genere ex picconieri, che si erano distinti per grande competenza e capacità tecnica. Poi vi erano gli impiegati, che tenevano soprattutto i conti, i magazzinieri, i guardiani, i lavoratori delle officine. Ma chi veramente estraeva lo zolfo a colpi di piccone erano i picconieri. Al loro fianco i carusi, coloro che avevano l'ingrato e gravoso compito di trasportare il minerale grezzo sulle spalle sino ai forni. Il picconiere lavorava a cottimo perché era molto difficile effettuare controlli all'interno delle miniere. Veniva pagato in base al numero di casse da miniere riempite. I carusi, in genere bambini o adolescenti di età compresa tra i 7 e i 18 anni, erano alle dipendenze del picconiere che li reclutavano presso le famiglie bisognose, dando loro un anticipo in derrate alimentari. Ciò che faceva di un lavoratore un caruso non era l'età, ma il tipo di lavoro. Infatti c'era qualcuno che rimaneva caruso tutta la vita. Chiamati carusi anche avere l'età di 50 anni, 40 anni, 60 anni, erano detti carusi, perché trasportavano lo zolfo sulle spalle, a piedi nudi. I carusi lavoravano dalle 8 alle 10 ore al giorno, caricandosi in spalla sacchi di circa 35 kg. Salivano e scendevano nei cunicoli delle viscere della montagna, illuminando il loro percorso con lampade ad acetilene. Ma era un lavoro pesantissimo allora, perché allora si era proprio nella schiavitù. Si sa, dice, come dice, travaglia, dice, lei, dice, ossia, dice, quei mutandini, che io travagliavo con i mutandini, mezzio. E io e mio cugino travagliavamo nudi. Ci disse, dice, capumare, dice, e mio nipote ci sono, dice. Che non travagliavamo nudi. Gli incidenti erano all'ordine del giorno, perché tutte le fasi del lavoro, in miniera, erano insidiate da vari pericoli. Tra le varie cause di incidenti, quasi sempre mortali, vi erano spesso i crolli delle volte, delle gallerie.
con successivo incendio del minerale, lo scoppio di gas infiammabili, l'avvelenamento da gas velenosi, l'allagamento improvviso, l'errato uso di esplosivi. È una breccia così ha penetrato e mi ha preso con la testa. E mi hanno portato a Caltanissetta. Caltanissetta ci stesse 3 mesi. La vita valeva veramente poco. La sicurezza, la prevenzione dagli incidenti, la salute dei lavoratori, l'incolumità erano tenute scarsa considerazione. Ho subito due infortuni. Un infortunio in una gamba, qua, di cui si è rotta la gamba, e un infortunio ai polmoni. Ho perso un po' di salute, che praticamente con l'esalazione dello zolfo. A Miniera era come un lavoro troppo pericoloso per me. Ma la crisi, quella vera, era ormai alle porte. Gli americani, grazie alla sonda Fresh, riuscivano ad estrarre zolfo purissimo a bassissimo costo che, subito dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, conquistò quasi tutti i mercati. Le piccole miniere siciliane chiusero i battenti. Molti ex zolfatai furono costretti ad emigrare. Sopravvissero solo le miniere più grandi e ammodernate. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra il 1950 e il 1965, grazie a una serie di interventi legislativi, il settore minerario siciliano riuscì a sopravvivere. Le miniere in attività nel 1964 furono rilevate dalla Regione Siciliana ed affidate all'EMS, ente minerario siciliano. Sempre dico nei tempi miei, dal 65 all'85 che ho lavorato nelle miniere, la vita era tranquilla, non era nei tempi del 50, 60, magari fino al 60, ancora. Poi con l'entrata dell'ente minerario nel 62, 63, 64 le cose sono cambiate abbastanza a nostro favore, per fortuna, a favore dello zolfataio. Nel 1970 in Sicilia erano attive solo 12 miniere, che davano occupazione a 3.500 lavoratori. In provincia di Agrigento erano 5, Ciavolotta, Cozzodisi, Gibellini, Lucia, Stretto Cuvello. Nel 1975 le miniere ancora attive nella nostra isola erano 4. Chiusero definitivamente qualche anno dopo e con esse si chiuse anche la storia dell'estrazione dello zolfo in Sicilia. Comitini, un paese in provincia di Agrigento di grande tradizione mineraria. Pensate che nei primi anni del Novecento, qui intorno, erano 70 le miniere in attività e vi lavoravano circa 10.000 operai, molti dei quali provenivano dai comuni vicini. Oggi a Comitini è possibile visitare il Museo delle Miniere e fare una visita molto interessante ai siti minerari che si trovano nei dintorni. Venite con noi! Questo è il Museo delle Miniere, all'interno dell'elegante Palazzo Bellagera. Vi si trovano fotografie, campioni del minerale e attrezzi di lavoro che documentano la tecnica di estrazione dello zolfo attraverso i secoli e la dura vita di quanti traevano sostentamento da questa attività fino a pochi decenni addietro.
sta faletta signora con mare, tengo una figlia che sape giocare a 33, una, due e tre, savo taglietta, e marozzolo, e mi infilo un traluletto, savo taglietta, e marozzolo. E mi infilo un traluletto sabato, 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 sabato. Sabato, 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 sabato. Compare nino, ti incraiaio un pellegrino, mi fa ballare sopra la luna, ti pide tappide cozzolone, mi fa ballare sopra la luna, ti pide tappide cozzolone. Cosa ha provato la prima volta che è andato dentro una miniera? La prima volta è bello parlare chiaro, io 16 anni via. Io quando scendevo da India la prima volta, io scendevo e aveva sentito Ciavola scoprire la luna e scendendo da sotto, giustamente piano ingranato. Quando un ante a Cianamu, vero, veniva da cosa di tagliare la luna, dice ma che è, Caruso? E tagliavamo spaventosi. Per sempre l'odore e i segni dello zolfo rimarranno incisi nella nostra storia, nella nostra grande letteratura. Restò appena sbucato all'aperto, sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia, aprì le mani nere in quella chiarità d'argento. Grande, placida, come in un fresco luminoso giorno di silenzio, gli stava di faccia la luna. Sì, egli sapeva che cos'era, ma come tante cose si sanno a cui non si è dato mai importanza. E che poteva importare a Ciaola che in cielo ci fosse la luna? Ora soltanto, così sbucato, di notte, dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico, cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola, eccola là, la luna. C'era la luna, la luna. Puviri surfara rasbinturati, canotte giorno sutta terra siti. Sempre a mezzo lì pericoli ci stati, e pallita la facci vi faciti, e infatta cinque grana cavuscati, subuto alla taverna li spinniti. E quando dopo muriti chi lassati, un strazzo di picuni si laviti. Motore! Ciao! Scena 1 ripresa 16. Azione! Ecco, qui in basso si metteva una gamba. Un po' più su, in corrispondenza della parte bassa del piano inclinato che avete appena visto, si faceva un volo, da cui fuoriusciva con il zolfo fuso. In questa tavoletta alla mia destra venivano segnati il numero di cavi da riempire.